Domenica 20 ottobre la città di Massafra ha accolto tanti ciclisti provenienti da tutta la Puglia in occasione della quinta edizione di Pedalando per la ricerca. L'iniziativa rientra negli eventi per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica ed è stata organizzata dalla delegazione di Massafra, dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e dalla SD Ciclismo Massafra. Oggi 20 ottobre si è svolta a Massafra la quinta edizione di Pedalando per la ricerca, un evento benefico per raccogliere fonti da destinare alla ricerca sulla fibrosi cistica, una malattia genetica molto rara. In occasione, Pedalando per la ricerca rientra nella 17ª edizione della campagna nazionale del ciclamino. Mi preme sottolineare che in 5 anni abbiamo raccolto circa 80.000 euro e chiuso 4 progetti appunto da destinare alla ricerca. E anche stamattina i ciclisti erano numerosi e hanno accolto il nostro invito e quindi partecipano veramente col cuore, destinando appunto questi fondi alla ricerca. Questa manifestazione è importante perché tutto il ricavato, cioè l'iscrizione dei ciclisti, l'offerta dei ciclamini e il pranzo di beneficenza che si terrà presso la masseria a Mastuola, sarà unicamente devoluto alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Crediamo fermamente in quello che facciamo perché tutti gli ammalati di fibrosi cistica hanno un unico obiettivo, quello di guarire dalla fibrosi cistica. Questa manifestazione è organizzata non solo dalla delegazione di Massafra, ma abbiamo una grande collaborazione della SD Ciclismo di Massafra, appunto. E vogliamo ringraziare tutte le persone che comunque ci stanno vicino e che accolgono ogni anno il nostro invito, dall'amministrazione comunale, alle redazioni giornalistiche, alla Regione Puglia, alle forze dell'ordine e tutto il servizio sanitario, e tutti gli imprenditori, attività commerciali che comunque ci seguono da 5 anni e che credono fermamente in quello che facciamo. Grazie a tutti. Naturalmente noi non ci fermiamo solo a questo evento, ma la raccolta fondi prosegue tutto l'anno con diversi eventi, come a Natale con i panettoni, a Pasqua con le uova di Pasqua, e tutto ciò serve appunto per donare respiro a chi purtroppo non ce l'ha appieno. Quindi tu doni, io respiro.